Pace bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento. Oggi il Signore ci invita a imparare a discernere i segni della sua presenza accanto a noi. Ci presenta il suo volto di misericordia nel Figlio che ci ricolma dello Spirito per testimoniare il suo amore. La nostra vita e la vita della Chiesa sono come una barca nella tempesta. Dio ci è vicino. Non sempre si manifesta come ci aspettiamo, ma attraverso segni imprevisti, di fronte ai quali ha spazio lo stupore della fede. E allora benvenuti a tutti nella Cappella della Madonna della Guardia. Iniziamo le letture della 19ª domenica del tempo ordinario. Iniziamo con il canto, noi canteremo gloria a te. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vivente, segno della tua gloria. Tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona domenica a tutti. Iniziamo allora tutti insieme questo momento di preghiera. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Signore pietà, insieme, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore.
ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Insieme. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo e per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Matteo. Gloria a te, o Signore. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitato dalle onde, il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura.
Ma subito Gesù parlò loro dicendo: Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: Davvero, tu sei figlio di Dio. Lode a te, o Cristo. Allora voglio davvero a tutti voi augurare una buona domenica e ora terminiamo con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: salva il tuo popolo, Signore, salva il tuo popolo, Signore. Assisti col tuo spirito la Santa Chiesa, donale di crescere nella fede e nella carità e di irradiare il fuoco d'amore che il tuo Figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. Noi ti preghiamo, salva il tuo popolo, Signore. Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli. Superata ogni barriera culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo, salva il tuo popolo, Signore. Guarda con bontà a tutti i giovani assetati di luce e di amore. Accompagnali a scoprire nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Salva il tuo popolo, Signore. Conforta gli infermi, concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli e delle sorelle. Noi ti preghiamo, salva il tuo popolo, Signore. Ricordati di noi tutti, qui presenti e anche quelli che sono in collegamento. Donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica orazione, umile e perseverante. Noi ti preghiamo, salva il tuo popolo, Signore. Ricordo domani, 14 agosto, alle ore 17, le letture di San Massimiliano Kolbe e alle 18 le letture vigiliari della Madonna Assunta. 15 agosto, ore 11 e ore 17, letture solenni alla Madonna Assunta. E alle ore 21 del 15 agosto, i secondi vespri. E il 14 agosto, alle ore 21, i primi vespri della Madonna Assunta. I vespri saranno sempre nel canale della cappella. 16 agosto, alle ore 11 le letture di San Rocco. E ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Salga a te, Signore. Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno dell'amore che ci unisce a te, sia gloria e lode alla Trinità. Santo, santo, santo per l'eternità. Una è la fede, una la speranza. Uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta
Lode a te, Gesù. Gloria al nostro Dio. Gloria a Cristo Re. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Buona e santa domenica a tutti.